Professor Lullier, prima giornata di questo convegno internazionale Annusis, grotte, scavi, studi, valorizzazione, partendo dalla grotta di Acqua Calda che sta diventando un punto di riferimento anche per gli studiosi. Assolutamente, è il primo di una serie di convegni che probabilmente seguiranno negli anni e che mette in relazione appunto un tema focale per la preistoria della Sardegna, cioè l'utilizzo delle grotte dalla prima presenza umana ad oggi accertata, anche in prospettiva con il riutilizzo fino all'età più recente e moderna, in un quadro, un panorama internazionale che vuole ovviamente allargare ai confronti con le esperienze di altri ricercatori specialisti del continente e in prospettiva anche di altre nazioni. Su questa materia, su questi temi, mi pare ci sia una nuova sensibilità, una mentalità che è cambiata perché si sta investendo molto proprio sulla loro valorizzazione. Sì, è una sinergia che si viene a creare tra diverse enti e istituzioni che per diverse competenze convergono appunto sulle stesse aree territoriali. Naturalmente la conoscenza e la conoscenza scientifica è alla base di tutto, soprattutto di una valorizzazione che sia consapevole, compatibile e sensata, e questo è un primo esperimento di questa convergenza efficace. Una valorizzazione culturale che crea anche un indotto economico, contrariamente a quanto si è spesso sostenuto fra i contrari, insomma, questa prospettiva. La valorizzazione, ripeto, è la finalità, che poi la valorizzazione non è altro che la disseminazione delle conoscenze nel pubblico più ampio, quindi con i mezzi e con i linguaggi consoni ad una larga comprensione dei temi scientifici. E la valorizzazione del territorio non può che beneficiare ovviamente di un interesse anche culturale per le sue ricchezze, per le sue risorse. Professor Peresani, a Annusis per un incontro importante, non è abituale, soprattutto in una fase tormentata dal Covid e dintorni, ritrovarsi così tanti per parlare di cultura, per parlare di archeologia, per parlare di grotte? Eh sì, effettivamente è un momento molto particolare, quindi benissimo, benvengano questi progetti, benvengano questi progetti circolari di scavo, ricerca, studio e valorizzazione, fruizione. La grotta dell'Acqua Calda è un esempio di riferimento, perché da quanto visto ho avuto modo di apprezzare oggi, ma soprattutto ieri, l'organizzazione dell'evento, la visita al sito. È una scoperta recente, ma che sta riservando tanto. È una scoperta recente che sì, sta mettendo in evidenza dei resti e delle tracce che un tempo venivano insomma analizzate, venivano esplorate non in maniera così estensiva. In questo caso c'è veramente un progetto organico, insomma, sostenuto dagli enti pubblici, sostenuto bene, con grande fiducia da tutti coloro, da tutti i portatori di interesse. L'università sta portando avanti un progetto a medio termine che sicuramente, ripeto, darà grandi frutti e sarà di valore per l'intero territorio, ma non solo per l'intero territorio, ma anche per gli archeologi che sono in qualche modo si cimentano, archeologi preistorici, su questo tipo di contesti. Ecco, un elemento che ho notato e che fa tanto piacere è vedere tanti giovani. Sono tanti giovani che intraprendono gli studi in un settore così specifico, così particolare. Sì. E a volte è un settore anche problematico, insomma, beh, sappiamo le difficoltà in cui versa questo settore, sappiamo le problematiche legate alle gestioni di diversi enti, legate a finanziamenti che non sempre hanno continuità, legate a progetti che talora emergono, ma in molti casi non hanno futuro immediato, non hanno una chiusura immediata. Quindi bene, insomma, bene, è un ottimo segnale. Veramente. Ecco, è una sfida anche alla precarietà, insomma, no?
Beh, sicuramente, insomma, dovremmo vivere. In ogni comune dovrebbe esserci un archeologo in mappa organica che monitora il territorio, che segue i lavori, che segue le emergenze, che effettua i controlli in corso d'opera. Come in ogni comune dovrebbe esserci un geologo in questo paese così vulnerabile, no? E quindi una ricchezza che si fa sempre, insomma, di cui siamo tutti consapevoli, tutti ne siamo gratificati, sì, ne siamo fieri, però che incontriamo molta fatica, insomma. E possiamo, per concludere, dire anche che è, diciamo, una professione nella quale non si smette mai di imparare, di conoscere, di fare nuove conoscenze. Sì, sì, assolutamente. Beh, insomma, la base deve essere l'entusiasmo, la curiosità e la passione. A tutte le età. Assolutamente. Quindi noi all'università abbiamo anche questi programmi di formazione continua, per cui si avvicinano persone in età avanzata, che insomma, come degli studenti, si entusiasmano e, insomma, investono sulla loro formazione, sul loro interesse. Quindi questo deve essere il motore fondamentale, la benzina, diciamo, che fa funzionare il motore: curiosità, passione, dedizione e un vero sano interesse. Angelo Naseddu, dopo qualche anno il ritorno alla presidenza della Federazione Speleologica, già guidata per 30 anni, con quale spirito? Ma il paradosso, dopo 10 anni circa che ero fuori, lo spirito di approccio è quello che avevo nell'87 quando divenni presidente, quindi fortunatamente ho ancora dentro una spinta propulsiva che mi induce a operare per la speleologia sarda. E adesso anche a tempo pieno, perché in pensione per il lavoro si può dedicare ancora più tempo a questa passione. Ho decisamente più tempo, fermo restando gli impegni di nonno sitter che mi derivano dal fatto di essere nonno. Comunque sì, ho decisamente più tempo e lo dedicherò per quello che ritengo serva per la Federazione Speleologica. Ecco, è qui a Nugis, a San Marchesa, un'occasione importante per questo convegno internazionale, nel quale è condensata, diciamo, grande della presenza di esperti a livello nazionale e internazionale. No, sono estremamente felice di aver partecipato a questo convegno, anche perché dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che gli speleologi sono fondamentali per dare indicazione a quella che è la ricostruzione dell'evoluzione dell'essere umano. Io parlo per la Sardegna, ovviamente da sardo, sono un po' dispiaciuto per la poca partecipazione degli speleologi. Ci sono, ma non siamo tanti. Però quello che ho sentito e ascoltato è decisamente roba di livello molto molto interessante. In un sito molto interessante, perché la Grotta di Acqua Calda sta, diciamo, acquisendo spazio importante in questo campo. Ovviamente, questo grazie sicuramente agli speleologi di Nugis, a Roberto Currelli, che questo l'ha perseguito fin da quando era giovanissimo e oggi si ritrova a raccogliere i frutti del seminato in tanti anni. Quindi è quella la disponibilità e soprattutto l'approccio degli speleologi, cercare di interpretare la grotta come un contenitore di informazione, un archivio di informazione di carattere geologico ma anche di carattere archeologico. Ecco, è inserito in un contesto nel Sulcis dove è veramente il patrimonio è ricchissimo. Ma abbiamo un'infinità di cose da raccontare. Io sono il Domus Novus, non posso dimenticare il fatto che dentro San Giovanni, grotta che ci passavano le auto, è stato trovato un vaso del Neolitico Medio che il professor Asseni ritenne un unicum sinora in Sardegna. Se a questo ci aggiungiamo i nuraghi presenti, ci aggiungiamo l'interesse comunque che anche le popolazioni antiche avevano per i metalli, qua c'è sicuramente un giacimento di questa ricerca. Roberto Currelli, siamo arrivati al termine, si può già fare un breve bilancio di quel che è stato questo primo convegno internazionale sulla realtà delle grotte a Nugis, in Sardegna, in Italia, ma anche nel resto dei paesi europei. Direi che questo, cioè il bilancio è altamente positivo. Con tantissime difficoltà si è riusciti a organizzare una cosa abbastanza pesante, abbastanza difficile, ecco, questo sicuramente.
La cosa più bella è, diciamo, la soddisfazione, soprattutto da parte dei convegnisti che ci hanno fatto le congratulazioni per tutta l'organizzazione. E poi, diciamo, il convegno aveva temi altamente importanti, scientificamente molto elevati. E abbiamo avuto appunto, oltre che diciamo, le testimonianze sarde, quindi la rappresentativa sarda, anche tantissime rappresentative della penisola e anche dall'estero con i servizi che sono stati realizzati. Quindi per noi, per la nostra associazione, ma per il territorio, è stata un'occasione unica, ecco, questo sicuramente. Il tutto nato da una piccola realtà, un piccolo comune che è in crescita continua. Sì, è stata questa una scommessa fatta alcuni anni fa, nella quale poche persone credevano, forse uno dei pochi ero io, quindi questa è stata portata avanti e adesso sta dando i suoi frutti. Si stanno ottenendo non solo dal punto di vista archeologico eccezionali risultati, ma noi stiamo cercando un po' di valorizzarla anche dal punto di vista geologico-minerario. Prossimamente ci sarà appunto almeno una giornata nella quale appunto si parlerà della giacimentologia della nostra zona e penso che verranno anche realizzati una serie di pannelli con degli itinerari geologico-minerari, diciamo, di questa zona. È un elemento importante, è stato anche il coinvolgimento dei giovanissimi, perché sono loro il futuro e hanno mostrato gran interesse anche in occasione dell'inaugurazione della mostra. Certo, no, non solo questo, diciamo che almeno le scuole del comune di Nugis sono state portate durante gli scavi archeologici, hanno fatto una bellissima esperienza diretta, non solo sulle simulazioni dello scavo, ma anche veramente sullo scavo diretto. Queste sono sicuramente, diciamo, importanti testimonianze che gli rimarranno un po' per tutta la vita. Poi appunto la partecipazione a tutte le conferenze, l'inaugurazione appunto diciamo, del convegno è stato un altro passo in avanti. Poi come ho sentito sono intervenuti soprattutto i più piccoli facendo delle domande interessantissime anche. E allora appuntamento alla prossima edizione, che non sarà l'anno prossimo, perché non è facile organizzare un evento del genere ogni anno, però già in sede di conclusione, di bilancio, ho anticipato che ci sarà un seguito. Beh, speriamo, diciamo che adesso ci occorrerà qualche anno per avere ulteriori risultati da queste campagne di scavo archeologico e poi logicamente tutto dipende dalla volontà politica, perché logicamente per organizzare queste manifestazioni occorrono dei fondi e quindi noi essendo un'associazione di volontariato non possiamo permetterci di pagarle, diciamo, personalmente e quindi anche le istituzioni dovranno pensarci. Riccardo Cicilloni, siamo arrivati alla fine di questa full immersion nelle grotte, possiamo dirlo, perché di grotte si è parlato in questo primo convegno internazionale. Con quale bilancio? Un bilancio estremamente positivo perché è stato un convegno di un alto valore scientifico. Hanno partecipato studiosi, colleghi di tutta la Sardegna, di tutta la penisola e anche al di fuori, diciamo, quindi studiosi inglesi, asiatici, kazakhi, insomma, spagnoli. Quindi sono molto contento, si è discusso e soprattutto è venuto fuori il ruolo della multidisciplinarietà. Cioè, assieme tanti studiosi possono fare tanto. Quindi un bilancio importante che ha dato grande risalto anche ai nostri scavi nella grotta di Acquacadda di Nugis. È Possiamo dire che è un inizio di un percorso? l'inizio di un percorso, perché la nostra intenzione, abbiamo chiamato il convegno prima conferenza internazionale, quel prima vuol dire che ci sarà una seconda, la nostra intenzione è fare ogni 3 anni almeno un convegno internazionale. E questo servirà non solo per arricchirci a livello scientifico, confrontarci col mondo esterno, ma anche avrà un valore per far conoscere Nugis e la grotta Acquacadda di Nugis anche al di fuori del ristretto giro della regione Sardegna. Possiamo dire anche che il meteo ha baciato, diciamo, Sì, questa iniziativa. bellissimo, bellissimo, insomma abbiamo avuto delle giornate praticamente estive, gli ospiti che sono venuti a trovarci sono stati contentissimi, anche oggi, l'ultimo giorno,
dedicata, diciamo, alla gita sociale, quindi a far vedere monumenti del territorio come il Pozzo Sacro Tatino di Nugis o la necropoli di Monteso a Villa Perugia. Insomma, siamo stati fortunatissimi perché il tempo ci ha assistito e abbiamo visto bellissimi monumenti con un bellissimo tempo. Marco Cavras, un evento importante che è stato, fra l'altro, diciamo, accompagnato anche dall'iniziativa della mostra a tema archeologico, che ha segnato il coinvolgimento di tanti giovani, perché, come spesso si dice, ma è la verità, e questo è un dato di fatto, il futuro è nelle loro mani. Assolutamente, accanto al convegno internazionale abbiamo voluto creare delle iniziative per coinvolgere i più piccoli con la mostra che è stata posizionata in paese, ma anche abbiamo previsto il coinvolgimento degli studenti che ancora sono all'università, quindi abbiamo predisposto un autobus che li ha presi da Cagliari, li ha portati qua, insomma abbiamo cercato di far star bene tante persone insieme, dagli studiosi, al top che ci può essere per lo studio delle grotte in Italia, anche ai prossimi studiosi e ai prossimi, Ecco, diciamo, tanti giovani, studenti. perché tanti giovani studiano per diventare archeologi. Sì, assolutamente, sì. Infatti, abbiamo voluto, oltre alle attività didattiche dell'università con gli scavi, abbiamo voluto fare il convegno anche per far vivere quest'altro tipo di esperienza di confronto scientifico alle prossime generazioni di archeologi. Federico Porcedda, si fa un bilancio e si parla di grandi risultati che si possono ottenere solo con un grande lavoro di squadra, perché è una squadra che ha messo in piedi tutto questo. Sì, condivido appieno la tua domanda. È partito tutto dallo Spelio Club Nugis che ha promosso l'iniziativa grazie a un contributo della legge 7 del 1955 della Regione Sardegna, grazie anche al lavoro di crowdfunding del presidente Roberto Currelli e di tutta la sua associazione. Poi noi con il professor Cicilloni ci siamo occupati dell'aspetto scientifico, è poi immancabile l'aiuto di tutti gli studenti che dal mese di settembre ci danno una mano, insomma, prima con le attività di scavo e poi in questi giorni con l'organizzazione del convegno. Una squadra che ormai è di casa, Nugis. Eh sì, ormai stiamo lavorando qui dal 2019 e abbiamo comunque intenzione di non lasciare, insomma, l'attività di ricerca e continuare, insomma, anche nei prossimi anni.